partecipato al webinar di oggi. L'intenzione oggi è di presentare alcuni nuovi aspetti che possiamo evidenziare ai nostri clienti nel momento in cui andiamo ad affrontare la tematica del controllo dell'accesso al web mondiale e come con Checkpoint possiamo dare un nuovo modo di interpretare le regole di blocco e di accettazione delle connessioni all'interno dell'azienda. Due premesse velocissime, il mondo, le regole del gioco sono cambiate, come dice questa slide, ovvero il tipo di traffico, il tipo di business che possiamo fare tramite il web è diverso da quello che facevamo prima. I nuovi tools sono nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, che le aziende hanno a disposizione per creare del business, quindi i nostri clienti finali, i nostri utenti non possono più permetterci di decidere in modo, diciamo, diretto di permettere o bloccare un certo tipo di navigazione, ma bisogna riuscire a utilizzare questi tools come strumenti di abilitazione del business delle aziende. Quindi il semplice blocco non è più una risposta che sia sufficiente. Tutti i nuovi tools disponibili per creare business, prima vedevamo un po' di slide nella slide precedente, strumenti come Facebook, strumenti come quelli che vediamo adesso, sono da un lato strumenti che abilitano il business, dall'altro strumenti che introducono dei nuovi rischi. Questi che vedete in questa slide sono abbastanza chiari, anonymizer, strumenti per aggirare anche le policy che noi mettiamo, poi ci sono strumenti che incominciano a diventare anche qualcosa di più utile per condividere dei file, ma sempre con una sorta di fondamentalmente possibilità di dare accesso alle nostre reti da parte di malintenzionati, e ancora strumenti che sono ancora più noti come utilizzabili per avere accesso remoto alle reti anche dei nostri clienti, quindi tool di amministrazione remota, ma che spesso vengono utilizzati in modo nefasto, diciamo, per effettuare attacchi, fino agli strumenti più utilizzati, strumenti di social network, di storage in the cloud, di possibilità di condividere e fare file sharing e tutti strumenti che sono un po' meno noti come possibile fonte di danni, ma che entrano a pieno titolo tra gli strumenti che possono essere utilizzati per far fuoriuscire delle informazioni all'esterno dell'azienda, sia volontariamente che involontariamente. Quindi la facilità di alcuni tools abilita il business, insomma, avete visto anche un po' anche nelle pubblicità televisive ormai la citazione per ogni prodotto commerciale della presenza della pagina di Facebook. Dropbox è una cosa che utilizziamo spesso anche noi per condividere documenti con le persone con cui collaboriamo e via dicendo. Sicuramente strumenti che possiamo considerare abilitatori del business. Altri strumenti di diciamo, diversa natura, orientati verso la possibilità di condividere informazioni e che pongono delle sfide ulteriori agli IT manager nel gestire le policy. YouTube è un ottimo esempio. Con YouTube posso presentare al mondo una mia idea, posso recuperare informazioni della competition o anche di un cliente che voglio andare a visitare per scopi commerciali, ma chiaramente sono anche dei tools che possono far perdere un sacco di tempo ai miei dipendenti. Quindi, questa che possiamo definire come la potenza abilitatrice al business del Web 2.0, ci pone innanzitutto un problema di sicurezza. Quindi come possiamo fare, la domanda che ci facciamo è questa, come possiamo fare ad abilitare questi strumenti senza compromettere il nostro business, senza entrare in situazioni difficoltose. Quindi la nostra missione come aziende operanti nella security è quella di abilitare in modo sicuro l'utilizzo del Web 2.0. È una cosa possibile, sicuramente si può fare e dobbiamo focalizzarsi su alcuni task che completano l'obiettivo finale di arrivare a fare questa cosa. Diciamo,
Prima di tutto dobbiamo focalizzarci su bloccare quali sono le applicazioni dannose, sicuramente dannose, certamente dannose all'interno di quelle che noi abbiamo a disposizione. Ma il primo problema che abbiamo nel bloccare delle applicazioni dannose è quella di identificarle. Quindi come possiamo essere sicuri di conoscere tutte le applicazioni che girano nel web, nella rete? C'è un primo strumento di checkpoint, che è l'Application Wiki, che ci aiuta categorizzando le nostre applicazioni. Quindi il database contiene, qui la slide dovrebbe essere aggiornata quotidianamente, contiene un numero molto elevato, migliaia di applicazioni, suddivise poi in oltre 240 oggetti, widget, che sono poi all'interno delle applicazioni stesse, quindi per spiegarmi, il Faromin all'interno di Facebook è un'applicazione, è un widget di tipo gioco. Avendola categorizzata come gioco, possiamo andare a, in modo molto granulare, identificare solo quella. Inoltre, queste applicazioni sono raggruppate in 130 categorie che ci permettono di creare delle regole più ad ampio spettro. Il problema è proprio che tutte queste applicazioni non le conosciamo, cioè, hanno dei nomi, alcuni chiari, insomma, YouTube sappiamo cosa fa, Facebook sappiamo cosa fa, che altre applicazioni possiamo sapere cosa fanno e in che ambito vengono utilizzate, però chiaramente ce ne sono molte altre che così di primo acchito ci risultano un po' ignote. Quindi il fatto che possiamo organizzarle in categorie ci aiuta a poter, senza nemmeno dover sapere o restare aggiornati su qual è l'applicazione di Anonymizer di ultimo grido, piuttosto quella di Web Conference utilizzata in modo magari non consentito all'interno dell'azienda, possiamo lavorare per categorie. L'Application Wiki ci aiuta proprio a inserire le varie applicazioni in una determinata categoria. Chi vuole si può abbonare anche all'aggiornamento via mail delle informazioni aggiunte all'Application Wiki, io l'ho fatto e settimanalmente, se non più di frequente, vediamo che vengono aggiunte applicazioni o widget all'interno del database. Quindi cosa ci permette di fare checkpoint? Ci permette di creare delle regole molto granulari, come quella rappresentata in questa slide, dove io decido di bloccare una certa categoria di applicazioni o una certa specifica applicazione. Qui ad esempio abbiamo deciso di bloccare gli Anonymizer, i file sharing point to point e poi Poison Ivy in modo particolare che volevamo bloccare. In più, con una categoria Critical Risk, possiamo dare un blocco totale a tutte quelle applicazioni che hanno un grado 5, cioè un grado elevato di rischio secondo la categorizzazione di checkpoint. Quindi, diciamo, qualsiasi applicazione che per motivi suoi intrinseci o anche motivi temporanei di inserimento di una vulnerabilità scoperta possono essere bloccati con una sola regola. Possiamo dire che con questo strumento abbiamo completato il nostro task 1, quello di poter bloccare le applicazioni più pericolose. Abbiamo un secondo task per arrivare al nostro obiettivo, quello di abilitare gli strumenti di business di tipo sociale, quindi abilitare tutte quelle applicazioni che mi permettono di fare business tramite i social media, quindi, Facebook su tutti, LinkedIn, tutte le applicazioni che mi permettono di restare in contatto con i miei clienti in modo economico, efficace e economico efficace sicuramente. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la possibilità di fare un controllo granulare suddiviso per feature specifica all'interno dell'applicazione e di abilitare questo controllo solo a chi realmente in azienda lo utilizza. Quindi abbiamo detto che tutti quelli che sono i giochi di Facebook li blocchiamo per qualsiasi persona all'interno dell'organizzazione, la prima regola che vedete rappresentata in questa slide, e invece per il marketing e per le risorse umane Facebook lo abilitiamo, il marketing perché ci deve fare pubblicità via web e le risorse umane perché magari deve andare a controllare per un nuovo assunto altri comportamenti magari all'interno dell'azienda, altri utilizzi diciamo di Facebook da parte dei dipendenti aziendali. Quindi questo secondo task è completato, ma diciamo che ci possiamo porre un'altra domanda.
Cioè il fatto che i social media sono sicuramente un tool essenziale per sviluppare business, ma le esigenze possono essere diverse. Cioè Facebook può essere utilizzato non soltanto dalle risorse umane e dal marketing, ma anche appunto dai sales per restare in contatto con i propri clienti, partner e via dicendo. Potrebbero essere anche degli engineer. Quindi del personale specialistico che vuole controllare le ultime novità dell'industria. Ormai Facebook è utilizzato anche per comunicare articoli e informazioni un po' per tutte le categorie di mercato. Quindi come possiamo fare per gestire tutte queste eccezioni o tutte queste particolarità? Chiaramente per l'IT manager questo potrebbe essere un compito molto oneroso per chi deve gestire queste regole, cioè come può essere certo, come può sapere che per ogni utente qual è l'utilizzo corretto di una determinata applicazione, come può essere certo che sta utilizzando Facebook per scopi di business. Qui sicuramente entra in gioco uno dei concetti che Checkpoint ci ha portato già da qualche anno, quello delle persone, cioè il fatto che gli utenti sono parte integrante della catena della security in azienda, magari sono anche l'anello più debole spesso, e quindi quello che bisogna fare è educare alla comprensione delle regole i propri dipendenti dell'azienda. Come farlo con uno strumento IT? Qui abbiamo una parte della soluzione Checkpoint, la User Check Technology, che è integrata in qualsiasi applicativo di Checkpoint, quindi anche nella parte del filtering e application control, e permette di coinvolgere l'utente nella gestione delle regole. Quindi a un certo punto, qui abbiamo un esempio con la navigazione di Facebook, quando l'utente decide di inserire la pagina Facebook nel suo browser, apparirà un pop-up, una schermata che chiederà se l'utilizzo che si sta facendo di questa applicazione è aziendale, quindi mi informa che c'è una policy aziendale che non permette l'utilizzo di Facebook nello specifico, ma potrebbe essere YouTube, per scopi non correlati al lavoro, e io devo dare il mio commento sul perché lo faccio. Sicuramente può essere dissuasorio per chi non stava pensando di utilizzarlo per lavoro, e sicuramente anche formativo per capire che quella cosa che sto facendo magari non è 100% tollerata in azienda. Quindi questo permetterà di non dover creare delle regole, delle eccezioni troppo frequentemente, rendere il controllo web più pratico e coinvolgere quindi l'utente nella gestione in real time delle regole di firewall. Quello che vedete poi nella slide successiva è come vengono scritte queste regole. In modo molto semplice, posso dire che per tutto quello che è social networking, l'azione da prendere non sarà blocca o consenti, ma sarà chiedi, che qui con un form specifico di confirmation per i social network. Oppure posso fare delle regole dove YouTube lo consento, ma con una banda limitata, in modo da non mettere in crisi comunque tutta l'azienda per download troppo massivi che mi consumano tutta la banda. Quindi possiamo dire che grazie a queste regole anche il secondo task è realmente completato. Permettere l'accesso ai software, alle applicazioni di business dei social network, ma consentendo anche in modo pratico di fare delle regole che non blocchino l'azienda e che però non attivino troppe possibilità di utilizzo illecito delle applicazioni. Ancora, un altro task per ottenere il nostro obiettivo di avere una gestione ottimale dell'accesso al web all'interno dell'azienda è controllare proprio l'accesso ai siti web, quindi avere una sorta di URL filtering classico. Solo che l'URL filtering classico non è più attuale, perché il traffico internet si può vedere sotto diversi aspetti, sotto la navigazione pura dei website oppure anche sotto le application di cui i website sono ormai composti. Quindi abbiamo website che posso bloccare, URL precisi, Playboy per citarne uno su tutti, oppure posso avere all'interno di applicazioni, o meglio, avere applicazioni non basate su un URL come Skype, o ancora funzione all'interno di
siti come Facebook controllato, quindi lacciata all'interno di Facebook, lacciata all'interno di Skype, oppure ancora altre applicazioni di questo tipo. Quindi la necessità di dover controllare la navigazione web sotto tutti gli aspetti, non solo quelli legati allo filtering. Come lo si fa con Checkpoint? Lo si fa con due software breve, con due, diciamo, licenze software, l'URL Filtering e l'Application Control, che ormai sono unificate in un'unica blade. Le regole sono uniche, i tool di controllo sono unici, gli oggetti che scrivo, le regole che scrivo sono uniche e quindi sicuramente ottimizzato tutto quello che è la gestione da parte degli team manager. Qui un esempio di unificazione delle regole, abbiamo la possibilità di scrivere regole in questo modo, quindi qualsiasi persona per tutti quei siti che sono considerati divulgazione di informazioni legate alla violenza sono bloccati, mentre il marketing per tutto quello che è media streaming dentro o fuori i siti consentito. Possiamo anche aggiungere all'interno della stessa regola categorie ulteriori, quindi ancora oltre alla violenza posso aggiungere anche tutto quello che è games, quindi sia siti di gaming che applicazioni all'interno di gaming, all'interno di social network o altre pagine cloud, web, quant'altro, oppure applicazioni specifiche. Per il marketing anche Skype è uno strumento perché sono quelli che hanno la Skype aziendale, sono abilitati alla comunicazione tramite questo strumento con gli altri marketing magari aziendali. Anche questo task lo possiamo completare in modo semplice. Cosa importante del controllo del web è capire cosa sta succedendo. Quindi sicuramente dopo aver creato una serie di regole, dove aver coinvolto anche l'utente nella gestione delle regole di web filtering, possiamo e dobbiamo avere un occhio di riguardo per il controllo di quello che succede. Come possiamo farlo? Sicuramente la potenza di Checkpoint nella analisi dei log di tutto quello che viene registrato all'interno del firewall ci torna sicuramente utile. Ci sono degli strumenti che ci permettono di visualizzare in modo preciso quanti eventi, quali di questi critici in ambito temporale, con una logica di click-through, quindi facendo due clic sull'evento che ci salta all'occhio come i 419 attività per megabyte di URL filtering, vediamo che in questo caso abbiamo sempre certo il nostro Facebook e YouTube che sono i top della nostra classifica. Ancora possiamo con un altro clic andare nello specifico a capire questo MetaCafè cosa fa, che cos'è. E anche velocemente possiamo con un clic andare alla policy, modificarla e renderla più o meno permissiva. I report sono chiaramente di diversa natura, abbiamo report che ci danno la possibilità di visualizzare le top application utilizzate, le top category, possiamo se vogliamo anche inserire gli utenti e dare una visione per utente di dove si naviga. Quindi i report sono sicuramente una della parte importante. Alcune aziende li devono fare anche per motivi di compliance o semplicemente per poter alimentare poi le decisioni sulle nuove regole da applicare. Ancora qualche esempio, ad esempio un'attività dettagliata dell'utente, poi su questo si innestano in Italia sicuramente logiche di privacy che se volete possiamo anche analizzare, abbiamo diverse volte analizzato la situazione della privacy in Italia con dei legali anche per capire cosa si può e non si può fare, cosa si deve comunicare e come poi le informazioni possono essere utilizzate. Di sicuro quello che non si può fare è utilizzare queste informazioni per inviare dei provvedimenti disciplinari ai propri dipendenti, questo non si può fare. Benissimo, quindi anche l'attività di monitoraggio, di analisi e di reporting la possiamo considerare completata all'interno dei nostri strumenti di lavoro Checkpoint. Ultimo task è quello di rendere il tutto sostenibile e economico per il nostro utente finale. Quindi ci sono un sacco di cose che possiamo fare, un sacco di cose che possiamo dirgli per convincerlo a introdurre strumenti che
abilitano il controllo della navigazione web senza bloccare il business, come farlo in modo economico. Sicuramente Checkpoint ci dà una mano perché tutte queste applicazioni, queste Blade, Your Filtering, Application Control, di analisi dei report, sono disponibili all'interno delle macchine Checkpoint. Quindi chi, i clienti che utilizzano già le funzionalità Checkpoint per il firewalling devono semplicemente abilitare una feature a costi anche decisamente limitati. La console è sempre la stessa, tutti gli oggetti che già abbiamo, gli utenti, la rete, sono sempre gli stessi, quindi non c'è nemmeno un'aggiunta di costo nella gestione per creare nuovamente gli oggetti, nuovamente le connessioni con l'Active Directory e quant'altro, e l'esperienza utente è quella classica che è abituato l'utente, intendo il team manager, è quella di cui è abituato. E oltre alla possibilità di avere queste, diciamo, paid aggiuntive, esistono delle vere e proprie appliance dedicate al web control, antivirus, analisi e reporting. Quindi abbiamo dei bundle che comprendono l'hardware e la parte software di controllo che sono disponibili e già diciamo, tarate ad un livello di prezzo concorrenziale con tutte le altre, gli altri prodotti in commercio. La variabilità di queste macchine parte da utenti con un numero, da clienti con un numero di utenti inferiore ai 250 fino a scalare alle grosse enterprise senza praticamente limiti. Quindi la possibilità di avere sia l'hardware performante che il software da installare anche su OpenServer. Qui ho rappresentato una comparazione, una piccola rappresentazione delle macchine che possono essere quotate con una piccola rete con 10 mega di accesso internet, con un'ottantina di utenti. Come vedete, abilitando l'application control e il filtering, il firewall è abilitato di default, si può utilizzare o meno, insomma, di solito si fa, si può partire veramente dall'entry level, dalla macchina più piccola, 2002, che tra il resto in questo momento è la macchina più piccola, ma a giorni sarà annunciato il 1100, quindi una macchina ancora più small se volete. Come vedete, il tool dà un dimensionamento in base all'utilizzo del processore e quindi all'utilizzo della macchina, al numero di altre funzioni che si possono aggiungere. La prima macchina del 2002 è un 36% di utilizzo con questi parametri, quindi vuol dire che il traffico può pure raddoppiare, e non solo, si può fargli fare alla macchina anche altre funzioni come l'antivirus, come la VPN, come altre magari le funzioni che vogliamo abilitare. Avevo preso un altro esempio, anche una rete con più banda, diciamo, con meno utenti, anche qua insomma il dimensionamento può partire da macchine veramente piccole. Questo strumento è disponibile per i partner, altrimenti per chi non ha l'accesso tramite il portale Checkpoint può chiedere a noi Computer Links in distribuzione. È uno strumento veramente valido per fare il sizing dell'applicazione. Dà anche la possibilità di vedere i diversi modelli di macchina, che poi per chi lavora in Open Server possiamo tradurre in numero di core di macchine standard, e la possibilità di crescita all'interno di queste macchine per l'utente. Quindi se l'utente sa già che si dovrà espandere, può vedere fino a che punto la macchina risulta valida. Ok, poi abbiamo una slide che vi ho lasciato così con dei numeri, però insomma, giusto per confrontare, un'organizzazione con 1000 utenti, se la soluzione della competition arriva oltre $100,000 su 3 anni, una soluzione hardware e software di Checkpoint costa meno della metà. Siamo su dimensionamenti abbastanza elevati, però insomma, questo esercizio lo possiamo fare anche su situazioni più limitate di utenti. Quindi, come ultimo task abbiamo quello di permettere ai nostri clienti di risparmiare nell'adesione del filtering. Diciamo che abbiamo rappresentato alcune idee su come poter far diventare anche il controllo web economico, e quindi sicuramente potete garantire ai vostri clienti un risparmio, qua diciamo del 30%, ma sicuramente nel consolidamento delle tecnologie di sicurezza all'interno di un unico apparato
di un unico fornitore, magari per il vostro cliente sarà sicuramente una logica di risparmio. Ricapitoliamo un po' quello che abbiamo visto, quindi la possibilità tramite di checkpoint di abilitare l'utilizzo sicuro di tutte le tecnologie web 2.0 disponibili sul mercato, diciamo, parte dal fatto di avere il più grosso database di applicazioni disponibile per creare poi regole di controllo, una gestione unificata dei controlli per quanto riguarda i siti web e le applicazioni web, una praticità nell'enforcement delle policy tramite il coinvolgimento anche degli utenti, quindi la possibilità di creare delle regole che obbligano l'utente a interagire con le regole in realtà prima di navigare, quindi dare un giustificativo nel caso di accesso a siti non propriamente liberi, e la possibilità di avere visibilità a 360 gradi su tutto quello che è l'utilizzo del web in azienda. Il tutto sicuramente con una possibilità di scalare da piccole realtà fino a grosse enterprise e con un total cost of ownership sicuramente contenuto e minore magari di quello che il cliente aveva già esistente. Il webinar è terminato, credo che con quegli elementi che abbiamo visto oggi possiamo tranquillamente comparare la soluzione di checkpoint per il controllo della navigazione web con quello che il cliente ha in casa, con quello che voi proponete. Abbiamo sicuramente il fatto di utilizzare una sola soluzione rispetto a più applicazioni che magari in questo momento il cliente ha a casa. Quante di queste applicazioni riescono a gestire contemporaneamente, deve gestire contemporaneamente magari in più siti il vostro utente? Un'altra domanda che possiamo fare all'utente è se lui può chiedere all'utente di essere coinvolto nella definizione delle policy, l'utilizzatore finale, e quanto sia poi effettivamente costosa la gestione di tutto questo. Quindi la nostra missione da Mission Impossible è diventata una Mission Possible e grazie a Checkpoint la possibilità di abilitare l'utilizzo sicuro del Web 2.0. Io spero che col webinar di oggi vi ho rappresentato alcune cose che possiamo dire e raccontare ai nostri clienti per presentargli una soluzione di security valida e non, diciamo, e non limitativa per quello che è il business dell'azienda. Se avete bisogno di ulteriori dettagli o del materiale che abbiamo utilizzato oggi, contattatemi via mail. Vediamo la mail, era sulla prima slide. Ecco, la mia mail è questa. Mi potete contattare. Se c'è qualche domanda, posso anche rispondere al volo tramite la chat disponibile nello strumento GoToWebinar che abbiamo utilizzato oggi. Bene, solo una domanda, se avete bisogno di una quotazione ci potete contattare direttamente, possiamo tramite lo strumento di sizing darvi una mano per capire qual è la macchina migliore da quotare e nel caso di necessità anche ottenere scontistiche ad hoc per i vostri progetti. Bene, se non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi rimando ai prossimi webinar che organizziamo in Computer Links.